Professor Nisotto, oggi è stato inaugurato Spider, è stato acceso e abbiamo visto che per 10 secondi è stato generato un plasma stazionario. Che cosa significa? Allora, questa è la sorgente di ioni negativi che poi verranno accelerati nell'acceleratore che si chiama Mitica, che terrà in funzione tra circa 4 anni qui, e che poi verrà iniettato, questo fascio accelerato verrà iniettato nel reattore ITER. Allora, in questi 10 secondi noi abbiamo prodotto un plasma, cioè abbiamo creato delle particelle cariche attraverso un'iniezione di onde elettromagnetiche a una frequenza di alcuni milioni di Hertz. Queste onde elettromagnetiche creano dei campi elettrici all'interno del plasma e quindi lo ionizzano, cioè il deuterio si rompe nei nuclei e rispettivamente negli elettroni. Il passo ancora successivo sarà quello dell'estrazione di questo fascio di particelle dal plasma e infine poi nel grande acceleratore Mitica l'accelerazione fino a un milione di volt. Che cosa significa questo esperimento per la città di Padova, per l'Università di Padova e per la comunità scientifica e per il mondo intero? Beh, è stato un lavoro immane, naturalmente con la collaborazione dei laboratori europei, con la collaborazione delle agenzie europee, giapponese e indiana, che hanno realizzato i componenti e vabbè, siamo veramente orgogliosi di esserci riusciti nei tempi previsti, che questo era considerata una delle cosiddette milestone, cioè delle pietre miliari sulla strada di ITER, e avevamo promesso di essere pronti a fare gli esperimenti in aprile di quest'anno. Alla fine di marzo di quest'anno eravamo pronti a fare gli esperimenti. Ecco, e diciamo l'essere riusciti a fare il primo plasma già in giugno è stata veramente un'impresa per la quale abbiamo avuto i complimenti del direttore generale di ITER. Ecco, allora, quindi per la città di Padova ovviamente è un'impresa importante sia per il tessuto industriale sia per il tessuto dell'ambiente di ricerca, quindi l'università, il CNR e anche l'INFN, che come sapete ha qui a pochi chilometri il laboratorio di Legnaro e ancora a pochi chilometri la sezione INFN al Dipartimento di Fisica. Ecco. Quindi senz'altro per Padova è un'impresa significativa che va sulla linea delle grandi imprese scientifiche che Padova porta avanti da secoli. Spider è solo un ingranaggio di una macchina molto più complessa. Quanto lunga è ancora la strada alla fusione nucleare, che ricordiamo potrebbe essere una delle soluzioni più importanti per ottenere un'energia pulita? Sì, è una soluzione che io ritengo debba essere complementare alle energie rinnovabili per decarbonizzare completamente il nostro sistema energetico. Ecco, smettiamola con la combustione e ci alleiamo con le rinnovabili. Chiaramente le rinnovabili sono più avanti, quindi spingiamo al massimo sulle rinnovabili a livello anche di implementazione commerciale e intanto però lavoriamo per la fusione, perché le caratteristiche di produzione della potenza dalle rinnovabili sono completamente complementari con la nostra. Le rinnovabili producono una potenza non controllabile, mentre qui c'è una potenza completamente controllabile. Quindi il mix delle due è la soluzione ideale. Allora, questo però avverrà, diciamo, la produzione commerciale di energia da fusione non avverrà prima della fine del secolo. I passi per arrivare a questo sono l'entrata in funzione di ITER 2025, la produzione di potenza termonucleare 2035, l'entrata in funzione del reattore dimostrativo chiamato DEMO tra il 2050 e il 2060, la prima filiera di impianti commerciali 2080-2090. Questa è la mia scaletta. Mi auguro veramente che riusciamo a mantenerla, perché in questo modo io credo che potremo salvare il mondo dall'effetto serra, dall'aumento di temperatura e da tutte le conseguenze dell'inquinamento.